in Guerriera Alessandro Di Battista. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere anche ancora qui nonostante l'ora. Oggi ho fatto un po' di tappe a Canosa, a Gravina e ho deciso di concludere, no, questo giri, io giro tantissimo di campagna elettorale proprio qui a Taranto. Chi mi conosce sa che sono venuto un sacco di volte. La prima volta lui, nell'antico De Lorenzi, mi disse vieni, vieni, non avevo, come tantissimi italiani, no, non avevo mai conosciuto realmente il problema dell'Ilva, perché magari a Roma non è che se ne parli così tanto, tanti italiani non conoscono, neanche sanno che cosa sia il quartiere Tamburi. Io la prima volta che ho avuto l'opportunità di parlare all'ex presidente del Consiglio Renzi in Parlamento, gli citai proprio, gli parlai proprio del quartiere Tamburi, per rendersi conto del, perché volevo che si rendesse conto del mondo reale e non di quel mondo che gli sta in testa, fatto di falsità, menzogne, connivenze con un sistema di potere, di grandi finanziatori e compagnia bella. È tutto lì il problema. Prima avete ascoltato le parole del nostro candidato sindaco e vi domanderete ma per quale motivo bisognerà dare fiducia a questi? Chi ci garantisce? Nessuno ve lo garantisce. Non ve lo garantisco neanche io. Nessuno vi garantirà al 100% che quando il 5 Stelle sarà al governo, sperando che saremo al governo, attueremo dei piani seri per la bonifica, per la riconversione di quel mostro, senza che nessun cittadino di Taranto perda lavoro, anzi, grazie al reddito di cittadinanza, che vi sia aumento di posti di lavoro in questa città. Chi ve lo garantisce? Nessuno. Tuttavia vogliamo un'opportunità sulla base di quello che è la nostra storia, il nostro percorso. L'aveva ricordato bene il nostro candidato sindaco. Io in tutte le piazze d'Italia, credetemi, in tutte le piazze d'Italia, cito sempre un esempio rispetto appunto al disastro del sistema Italia. E appunto è l'ingegner Riva che finanziava nel 2006 contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani ho 98.000 euro personalmente, 98.000 euro a Bersani e a Forza Italia 240.000 euro. L'ho detto in tutte le piazze d'Italia e sapete perfettamente qual era la logica di Riva. Io do quattrini a tutti, poi chiunque dovesse vincere mi restituirà il favore. Infatti in questi anni, io in 4 anni sto in Parlamento, non so quanti decreti falsi salva Ilva hanno licenziato e non ho mai fatto un decreto salva cittadini di Taranto, mai. Perché i quattrini gli arrivavano da Riva. Ma è tutto così, Buzzi di Mafia Capitale finanziava il Partito Democratico, partecipava alle cendenziali e otteneva a Roma gli appalti, no? Poi siamo arrivati noi, appalti regolari, ci vogliono 9 mesi per fare un appalto regolare, 9 mesi per fare un appalto trasparente. Ah, ma che avete fatto in 9 mesi? Ci vuole del tempo, è facile da appalti direttamente, no? Diciamo oltrepassando i regolamenti, facile, hanno fatto sempre questo. E l'ingegner Romeo, come si chiama? Ingegnere, non so, comunque, Romeo, quello dell'affare Consip, arrestato, no, per corruzione, finanziava a destra e a manca tutti i partiti politici, è soltanto questo il punto. E quindi la migliore garanzia che possiamo dare è non cambiare mai come Movimento 5 Stelle dal punto di vista del lato finanziamento. Questa è l'unica, diciamo, certezza non lo so, ma garanzia che io sento di darvi e di dare a me stesso rispetto al comportamento del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni. A noi nessuno ci ha dato mai una lira, ve lo giuro, a parte migliaia, forse centinaia di migliaia di cittadini che tirando fuori 1, 2, 3 euro partecipando ai nostri eventi ci hanno permesso di finanziarci. Allora noi a chi dovremmo rendere conto? Non a Riva che è morto, non a Romeo, non a Buzzi di Mafia Capitale, ma al popolo italiano che magari ci sostiene con 1, 2 o 3 euro. Questa è la logica del movimento. Io ci vengo sempre spesso qua, sempre volentieri, perché è una città che ha tutto per poter rinascere. Se vi ricordate dopo che vincemmo a Roma, perché il Movimento 5 Stelle scende in piazza, si riconosce, credetemi, dal fatto che in piazza la settimana dopo che si vota, non prima. Noi facevamo una campagna elettorale l'anno scorso eccezionale, Roma-Torino, abbiamo vinto a Roma e Torino, la settimana dopo la vittoria di Roma io stavo in piazza Garibaldi a Taranto, non so se vi ricordate, c'è una festa lì a battagliare sul reddito di cittadinanza, perché tante persone pensano, ma è assistenzialismo il reddito di cittadinanza, serve a non far lavorare le persone, ma di chi? Serve a rompere questo cazzo di ricatto occupazionale che c'è in questo paese, che o lavori o muori, e muori pure lavorando.
e soprattutto crea posti di lavoro, perché immaginate un pensionato minimo che prende 440 euro al mese, passa comunque subito a 780 se è da solo. Magari quei soldi in più, quei 300 euro circa in più li spende lì al bar, in quel ristorante lì, comprando qualcosa. E così li metti in circolo l'economia, no? Magari quel bar o quel ristorante gli servirà a assumere un cameriere o un cuoco, e magari un ragazzo di Taranto, anziché scappare al nord e manco c'è più lavoro al nord, resta qua e lavora come cameriere, come cuoco, e si rimette in circolo l'economia, non scappano i giovani da sta città, perché se scappano i giovani, ma che resta? Solo i tumori restano senza i giovani. E i soldi ci stanno. Ci sarebbero per riqualificare quel mostro, ci stanno. Sono 4 anni che io vedo soldi buttati a destra e a manca. Stiamo in Afghanistan, siamo in guerra in Afghanistan, non lo so da quanti anni, 5 miliardi di euro è costata la guerra in Afghanistan. Ma lo sa Renzi che la guerra ce l'abbiamo qua in casa a Taranto, no che ce l'abbiamo in Afghanistan. La guerra è in casa. 20 miliardi di euro a debito hanno trovato in 24 ore per salvare le banche che loro signori hanno spolpato di fronte a me. E mi hanno detto non ci stanno 17 miliardi di euro all'anno per il reddito di cittadinanza. Sapete perché non vogliono il reddito di cittadinanza? Perché se i cittadini avessero un reddito di dignità, tanti non si venderebbero più il voto per 20 euro come purtroppo succede pure qui a quartiere Tamburo. Perché ci vogliono sufficientemente poveri per comprarsi il nostro voto e sufficientemente ignoranti, per quello distruggono la scuola pubblica per manipolarci con i loro mezzi di informazione. Questa è la logica. Voto, dateci una mano, io mi sono speso sempre, dovunque, ho combattuto insieme a tutti i colleghi pugliesi per Taranto, per l'occupazione, per la salute pubblica, per il reddito di cittadinanza che è veramente la chiave. Tra l'altro, se qualcuno avesse un dubbio, noi nella legge sul reddito di cittadinanza abbiamo istituito anche previsto un reato contro coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza. E non è assistenzialismo, perché tu per avere quel reddito devi comunque inserirti in un percorso formativo, e se rifiuti delle proposte di lavoro perdi appunto il sussidio. Ed è una vera e propria manovra economica, perché tanti lavori che oggi ci immaginiamo che possano esserci oggi, magari da qui a 10 anni non ci saranno, e tu devi riconvertire. Che pensiamo veramente che si uscirà dalla crisi producendo ancora più acciaio? Nessuno pensa a togliere un lavoro a Taranto, perché poi mentiranno su ste robe, no? Diranno sempre questa storia. Il contrario, stanno distruggendo l'occupazione esattamente per la logica del voto di scambio, per la logica dei finanziamenti dai lobbisti. È questa la logica infernale. Falcone diceva, segui la mafia e ti dirò, segui i soldi e troverai la mafia. Io ho capito in 4 anni di Parlamento che per capire che politiche faranno certi soggetti basta guardare da chi prendono i soldi. È semplice. Le fondazioni renziane prendono quattrini dai RAS delle cliniche private, è per questo che hanno distrutto la sanità pubblica. Poi danno colpa al pubblico, ma non è colpa al pubblico, è colpa alla politica che si è infiltrata dentro la sanità pubblica, l'ha spolpata e oggi magari costa di meno un esame dal privato piuttosto che dal pubblico. L'hanno fatto apposta per distruggere quel settore che tra l'altro garantisce diritti e non merci sulle quali lucrare, a vantaggio appunto della sanità privata. Perché non sapete quante persone magari legate alla sanità privata stanno in Parlamento, entrano direttamente loro, che fanno gli interessi veramente di loro stessi. Cioè, questa è la logica incredibile. Allora il movimento, che è uno strumento in mano a tutti i cittadini, è soltanto uno strumento, non un partito. Credetemi, la carriera politica a me non mi interessa, non è mai stata questa la mia aspirazione. Io godo a stare qui a provare a combattere per delle battaglie, questo non è il territorio mio, e si capisce. Forse si voterà presto alle elezioni politiche nazionali, forse. Se mi interessasse la carriera politica dovrei stare a Roma a curarmi il territorio, come fanno questi soggetti, a curarmi il territorio, qualche settimana prima delle elezioni, a parlare a destra a manca, contatti contro contatti, votatemi. Io sto qua in un territorio, la Puglia, oggi 3 tappe, ma ho girato tutta Italia, anche di nuovo in questa campagna elettorale, solo e esclusivamente perché mi interessa dare un contributo per far sì che il cittadino si faccia Stato. Perché o ci facciamo Stato noi o non aspettiamo i miracoli dagli altri, ma neanche dal Movimento 5 Stelle, non vi aspettate i miracoli. Qua se dovesse vincere Francesco, certamente avremo una forza di opposizione importante, sarà legato indissolubilmente ai consiglieri regionali, a noi parlamentari, però certamente poi le azioni grandi si potranno fare come Movimento 5 Stelle nel governo del paese. Ma intanto se lui diventa sindaco, a qualsiasi azione, le più dure che occorre fare, le più drastiche che occorre fare, noi ci saremo.
noi ci saremo, veniamo a dargli una mano sempre, riscendiamo in massa a Taranto con un sindaco che combatte finalmente per i diritti dei tarantini, e noi ci saremo sempre, e l'abbiamo dimostrato che ci siamo sempre. Come? Sì, vabbè, io penso che ci siano pure argomenti un po' più importanti, no, però per carità, cioè, noi ci stiamo lavorando pure da quel punto di vista, ma vedete qual è la situazione, no? Ieri hanno trovato un pretesto per affossarla dicendo è passato un emendamento, che emendamento era? Un emendamento che applicava la legge elettorale pure in Trentino Alto Adige, una cosa normalissima, per quello fosse. Però ormai voi li conoscete da anni. Io non voglio neanche più parlare di loro, perché probabilmente il problema in Italia non sono manco stati sti politici, è stato il disinteresse del popolo italiano che ha sempre abbassato la testa, sempre. Perché io li ho visti questi soggetti, Renzi, Franceschini, Brunetta, Gaspari, la Santanchè, la Busi, ma guarda, ma che pensate, siano, non lo so, scienziati, guarda che sono poca roba, li teniamo in vita noi, il talk show, le trasmissioni televisive li tengono in vita, non so niente. Dipende solo da noi quanto siamo capaci di organizzarci, di non dividerci, di non farci fottere dalle ideologie, tu destra, tu sinistra, ma ancora stiamo parlando di destra e di sinistra, nel 2017 qua vanno massacrato sia la destra che la sinistra, in un paese dove Equitalia l'ha creato il centrodestra e il centrosinistra, al partito della Berlinguer ha distrutto l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma ci rendiamo conto della follia di questo paese, Qualfano che fa il governo con gli ex comunisti, tutto assieme. Con Berlusconi che vota Presidente della Repubblica per la seconda volta napoletano e dice voi comunisti, questa roba qui, ma non ci possiamo, neanche io posso più sprecare tempo per parlare di queste robe. Poi sì, quando vado in TV provo a fare denunce, gliele butto là, mi interrompono, perché poi in questo paese quando tiri fuori delle robe provano a interromperti, lo vedete com'è, come ci trattano, ed è quella la migliore garanzia. Quella, il modo in cui siamo trattati dal sistema, diciamo, mediatico di potere, è forse il migliore spot per il Movimento 5 Stelle. Se ci trattano in questo modo, ma staremo mai d'accordo con quel sistema di potere? È evidente che siamo gli unici ad essere liberi, autonomi, gli unici che crediamo nel rispetto dei diritti, se ci trattano in questo modo, perché a me in tribunale mi fanno delle interviste, sono interrogatori che mi stanno bene, a patto che lo stesso identico trattamento venga riservato pure agli altri, ma se ci vanno gli altri a Boschi, Renzi, gli danno il microfono e se ne vanno. Lo vedete com'è? Ma basta pure parlare di loro, ma che ci frega se siamo uniti e non ci facciamo più dividere? Perché veramente hanno provato soltanto a dividersi. Io vedo, ogni tanto penso al popolo italiano come lo so, che veramente cani, tutti insieme, cani che si fanno la lotta e che rincorrono un osso che ci ha tirato qualcuno, mentre stiamo tutti insieme a cercare l'osso, magari entrano dentro la casa del padrone e la derubano. Cioè, mi immagino sta scena. Cioè, noi proprio intenti a dividerci, a litigare su tutto, su qualsiasi stronzata, litighiamo sulle cose importanti, non ci uniamo invece sulle stupidaggini, e mentre noi siamo disuniti ci fottono. È sempre andata così, e appena vedono, poi lì sono bravissimi, appena vedono che siamo lì per organizzarci, per ribellarci, per defenestrarli, mandarli via, riprenderci la dignità nostra, se ne escono con un bonus, con una mancetta, tipico, è anestesia, tipo metadone, appena vedono che il popolo italiano inizia ad alzare la testa, a rivendicare i diritti, che è beccati sta mancetta, grazie per la mancetta, e sono sempre quattrini nostri, ma che l'80 euro l'hanno stampati loro, sono sempre quattrini nostri provenienti dalle nostre tasse, solo che te li danno prima delle elezioni e poi te li tolgono dopo le elezioni. E tanta gente che ci casca ancora, come quando ci chieda quello che dava una scarpa prima delle elezioni, ma perché pure qua non c'è la logica dell'asfalto elettorale, lo dico dovunque, non fanno una rotatoria 2 settimane prima delle elezioni, per far credere che... Non fanno questo, e se c'è qualcuno, perché purtroppo il voto di scambio c'è qui a Taranto come c'è a Roma, nella mia città dovunque, che purtroppo per disperazione, pure per povertà, se lo vende per 2 lire, deve soltanto fare un ragionamento, se questi vigliacchi sono così veramente squallidi da provare a comprarsi il nostro voto prima di essere eletti, cosa saranno capaci di fare dopo essere stati eletti? Cosa saranno capaci di fare dopo essere stati eletti? Io vi chiedo di darci una mano, perché noi ve la diamo, perché veramente stiamo tutti sulla stessa barca, non vi ho mai mollato,
Ci abbiamo come la commissione attività produttive ha combattuto in maniera enorme, tirando fuori i conflitti di interessi dietro quel mostro, la Marcegaglia e chi sono stati i commissari. Le sappiamo queste robe e le abbiamo denunciate. Se ci fosse un sistema mediatico tradizionale, scusate, un giusto, normale, figuratevi già i cambiamenti che ci sarebbero stati in questo paese. Però il problema è che chi appartengono questi giornali? Due o tre a Berlusconi, che ha preso i soldi forse da Riva del Milba. Altri dei Benedetti, per essere numero del Partito Democratico, Caltagirone. Ah, io pensavo sì, un'altra cosa. Guardate, ce l'abbiamo avuto pure noi le pressioni quando abbiamo vinto a Roma. Perché vi do la mia parola d'onore. Se Virginia Raggi avesse detto sì alle Olimpiadi di Caltagirone, nessuno l'avrebbe massacrata mediaticamente. Ve lo giuro, sarebbe andato tutto liscio. Ma dato che abbiamo detto no alle Olimpiadi che Caltagirone voleva costruire sui suoi terreni, Caltagirone, che c'ha il Mattino di Napoli e il Messaggero di Roma, e oggi l'ex direttore del Mattino di Napoli, ex ormai pure direttore del TG1, è diventato Mario Orfeo direttore generale della RAI. Ma quando mai è venuto il TG1 qua a vedere come si vive al quartiere Tamburi? Ma quando mai sono venuti? Fanno informazioni. Io ho beccato una querela per diffamazione, dall'altro già archiviata, ma ne ho beccate tante, perché gliele dico di tutti i colori. Cioè, mi hanno dipinto sul TG1 come se fosse un delinquente, indagato, una querela per diffamazione. 3 giorni, la prima notizia. Ma la prima notizia in un paese normale deve essere le condizioni di vita che si hanno qui a Taranto, in questi quartieri, in un paese normale. Se ce la facciamo qua diventa una bella partita. Perché ci abbiamo un legame grande con Francesco, ripeto, ci chiama, ci fa un fischio e veniamo in massa. Veniamo proprio in massa. Cioè, è proprio importante farcela qua. Poi sarà, io già ve lo dico, se Francesco diventasse sindaco di Taranto, i primi mesi saranno drammatici. Se voi pensate che sarà tutto semplice, bacchetta magica, non ci votate. Io vi sto avvertendo, i primi mesi saranno durissimi. Dovrà affrontare problemi su problemi, dovrà vedere com'è il comune, come sono i dirigenti, di quante persone si potrà fidare, di quante persone non si potrà fidare, le pressioni che subirà quando prenderà delle decisioni che vanno in controtendenza rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 30 anni. Ve lo dico, se pensate che sarà una passeggiata di salute, votate gli altri. Noi abbiamo bisogno di tempo per fare le cose per bene, perché quando si aggredisce un potere così solidificato si ha bisogno di tempo. Io lo so che qua tempo non c'è stato, lo so, però ve lo dico, i primi mesi si ribelleranno questi potentati locali che ci hanno sempre magnato sulla salute di Taranto, ci si ribelleranno in maniera incredibile, l'ho visto a Roma, ma sarà così pure se dovessimo vincere le prossime elezioni. I primi mesi saranno complicati. Perché chi vuole tenersi il vitalizio, che glielo aboliamo in 2 settimane il vitalizio, farà pressioni, inventeranno qualsiasi cosa. Quando cacceremo i partiti dalla RAI, quando gli aboliamo il finanziamento pubblico, chiedendo anche conto di come siamo riusciti a spendere, non so, quasi 3 miliardi di euro, 2,3 dal 94 ad oggi di finanziamento pubblico. Quando il popolo italiano si espresse, mi pare forse quando era il referendum, forse il 93, non mi ricordo, 93, si espresse il popolo italiano, oltre il 90% contro il finanziamento pubblico ai partiti. L'anno dopo, 94, arriva Berlusconi, con tutti d'accordo, trasformano il finanziamento pubblico ai partiti in rimborso elettorale. Che significa rimborso? E tu spendi, già non ci sta bene, ma tu spendi qualcosa, porti uno scontrino, una ricevuta, e ti fai rimborsare. Che ci hanno mai portato uno scontrino, una ricevuta? Che ci hanno mai dimostrato come sono riusciti a spendere 2,3 miliardi di euro, una cifra incredibile, altro che rilancio dell'occupazione a Taranto con 2,3 miliardi di euro di rimborsi elettorali? Perché vedete come sono veramente squallidi, subdoli. Cioè, per farci digerire le porcate utilizzano le truffe semantiche, l'inganno delle parole, cambiano il nome ad una porcata per farcela digerire. Il finanziamento pubblico ai partiti lo cambiano, lo trasformano in rimborso elettorale. I tagli da macelleria sociale che hanno fatto al sistema sanitario pure a Taranto li chiamano aggiustamenti strutturali. Che tu senti, beh, aggiustamento strutturale, mica sarà qualcosa di sbagliato. Salvare le banche con quattrini nostri, dei risparmiatori, lo chiamano bail-in, che tu non capisci neanche. Che sarà mai benissimo, una cosa positiva? Lo sappiamo tutti. No, perché è incredibile, è tutto lì, cioè, con le parole ci ingannano con le parole e con i bonus, ripeto, con le parole e con i bonus.
Questa è una Repubblica che era fondata sul lavoro, oggi è fondata purtroppo sui tumori, è una Repubblica fondata sull'asfalto elettorale, è fondata sul bonus delle mancette, è fondata, non lo so, sulla disaffezione, che la capisco pure. Tu prima dicevi la legge elettorale, vedi come ti presentano in Parlamento, la gente dice, magari smette pure totalmente di credere a qualcuno che fa il politico, che sta in Parlamento. Per quello io giro tutte le piazze italiane, perché non siamo tutti uguali. C'è gente che vuole stare in quel palazzo, credetemi, come me, un tempo limitato, perché la mia vita, qualitativamente parlando, a parte le piazze, era migliore prima di entrare in Parlamento. Poi se oggi guadagno di più di prima, sì, prima prendevo 1.300 euro al mese, oggi ne prendo 3.100 netti, poi tutto quello che spendo per la mia attività politica rendi conto e restituisco, e io vi do la mia parola d'onore, ho restituito molto, ma molto, più del doppio di quello che ho guadagnato in 4 anni, più del doppio, a piccole e medie imprese, creando posti di lavoro. Questo fa il Movimento 5 Stelle. In Puglia si sono tagliati gli stipendi e hanno comprato macchinari per tutte le, mi pare, lo racconta Antonella, no? I macchinari per le pediatrie, cioè, e di tutta la Puglia. La saletta Cina, ma l'hanno fatto quei soldi che per legge ad Antonella, a loro gli spetterebbero per legge. Cioè, scusate, ma che dobbiamo fare di più? Che dobbiamo fare? Stiamo sempre in piazza. Non becchiamo un euro di finanziamento pubblico, giriamo tutta l'Italia, soprattutto i territori dove non ci interessa il proprio tornaconto elettorale, per me nessuno ne può votare, candidiamo soltanto incensurati, solo incensurati, ci abbiamo tutti quanti contro, un giorno ci dicono che siamo comunisti perché vogliamo dare reddito di cittadinanza, l'altro giorno siamo fascisti perché vogliamo regolamentare i flussi migratori, non permettere che sia un business in mano alla politica, perché oggi l'immigrazione clandestina è diventata una nuova forma di finanziamento pubblico alla politica, lo sappiamo perfettamente, con le mafie coinvolte. Questo paese dalle 5 organizzazioni mafiose, che grazie al PD è nato pure mafia capitale. Io non ho più niente da dire, sono io che vi ringrazio a voi. Sono un po' stanco, ho fatto tanti chilometri stasera, sono io che vi ringrazio a voi. Grazie. Tanti. Sì, ho perso un sacco di chili. Quelli mangiano come i democristiani, non mi dimagrisco. Ho perso gli ultimi, su pure il tour col motorino, ma tra l'altro sono venuto un giorno qua da solo, però. Sono venuto quando sono passato da feci il comizio a Santa Caterina a Santa Maria al Bagno e il giorno dopo lo feci a non mi ricordo, Policoro, e passai proprio da qui e mi feci un giro per tutto Tamburi con la moto, era un pomeriggio, c'era un sacco di sole, faceva caldo, e mi ricordo che uscendo presi la strada verso Policoro e mi ferma la pattuglia dei carabinieri, documenti che ho dati, poi mi tolgo il casco, mi ha riconosciuto e mi fa, guarda, una frase non dimenticherò mai, dove stavo? Ho detto, ho fatto un giro al quartiere Tamburi, e il carabiniere mi dice, onorevole, benvenuto nell'Italia reale. Ho detto così. E lo scrissi, ti ricordo che lo scrissi un po' su te. Perché non se ne rendono proprio conto. Per il loro mondo è il Montecitorio, i divanetti in pelle umana, i lampadari, i prosecchini che si libevano. Cioè, con l'inno del Partito Democratico, questa ve la devo dire, che si prende il tè in acqua minerale e Ferranelli. Ma tu non sei normale se ti prendi il tè in acqua minerale. O Fiuggi, forse, non so, il solito tè. Per i calcoli erini. Cioè, cioè, incredibile, alcuni soggetti proprio voi ci ridete. Chi? No, avevo detto con la Nino della Boldrini, non so per quale motivo. No, io la Boldrini, io lei abbiamo avuto un rapporto, diciamo, conflittuale, io l'ho attaccata tantissimo. Poi ho visto che è così orrendamente vile di fronte ai diktat del potere che secondo me non merita neanche più la mia indignazione, merita soltanto la mia totale indifferenza. Stanno lì a fare le battaglie sul ministro, no, però si chiama ministro. Questo paese in questo modo, il Parlamento, poi i minuti, io odio i minuti di silenzio, i minuti di raccoglimento ipocriti, questo è il paese che si occupa delle tragedie solo facendo il minuto di raccoglimento, che palle i minuti di raccoglimento,
insopportabili minuti di silenzio, uno schifo che si avvoltrignare. Ah, è successo una tragedia, ma che ci fa? Servono le leggi per risolvere le cose, no? I minuti di silenzio, basta queste robe. Non so, poi se non li fai, se sta lì a attaccare, perché dicono, ah, Di Battista non rispetta il minuto di raccoglimento, quindi evidentemente è a favore. Sapete come strumentalizzano tu? Ormai però lo sappiamo, grazie a Dio non ci crede più nessuno a quello. Dateci una mano, datevi una mano, votate per voi stessi, votate per voi stessi. No, grazie a voi. Viva Taranto, di cuore lo dico, viva Taranto, coraggio. Si può veramente Taranto libera, si può liberare sta città, Taranto libera. Grazie di cuore. Taranto libera! Taranto libera! Taranto libera! Taranto libera! E in bocca al lupo a Francesco! Un altro pezzo, non hai tagliato ancora, non tagliare. Allora ragazzi, non andate via adesso, perché come dice Di Battista, mo si balla tutti in pista, ci sono i Terra Rosso! Ragazzi, grazie, eh. Migliaia di chilometri pure stavolta. Pizzica, signore, che la nostra adesso facciamo una pizzica. Bella piazza pure qua a Tamburi, mi andava tanto di venire qua. Mancano due giorni, domani silenzio elettorale, domenica si vota e poi proveremo il più possibile ad andare al voto presto, speriamo di farlo. Grazie a tutti da Taranto, ho dato l'anima in tutti questi comizi e quest'estate si ricomincia, non con il motorino perché c'ho una dolce signora in attesa, magari con il Cybercar. Ciao!